E adesso è arrivato il momento del nostro appuntamento settimanale dedicato al santuario di San Gabriele e quindi guardiamoci insieme l'approfondimento curato da Nico Centurame. Cari fratelli e sorelle, bentornati nel nostro santuario, bentornati nella camera di San Gabriele. Ci troviamo proprio nell'antistante, nell'ambiente che ci aiuta a entrare, a vivere quello che è il mistero della figura di San Gabriele, della sua esperienza. Abbiamo visto già gli altri oggetti che erano qui presenti e presentati all'interno di queste vetrine. Ora vi faccio vedere che qui c'è una pergamena che viene dal Vaticano, che è del Papa Giovanni Paolo Giovanni XXIII, che dichiara San Gabriele patrono d'Abruzzo e del Molise ed è datata 10 aprile 1959, quindi una data molto importante in cui viene riconosciuta la figura di San Gabriele come patrono protettore della regione Abruzzo e della regione del Molise. Poi vediamo accanto al vetro che ci permette di vedere la stanza, vediamo anche due immagini che si trovano a sinistra. Queste immagini ricordano i miracoli che sono stati utilizzati, presentati alla Chiesa perché vengono riconosciuti come tali, come miracoli, per poter per avere il titolo di beato. Ne occorrevano due miracoli riconosciuti dalla Santa Sede. Come avviene il riconoscimento? Prima avviene una presentazione dell'evento tramite una commissione scientifica guidata da medici che reputano l'evento non spiegabile scientificamente, e poi una commissione di cardinali, di teologi, che dovevano capire se quell'evento è un evento che possiamo dire quasi un evolversi naturale oppure come un evento divino, un intervento della grazia. Il primo quadro che vediamo in alto, vediamo il miracolo di Maria Mazzarella di Esodo del Gran Sasso, che diedero proprio la cinta che trovarono all'interno della tomba di San Gabriele, consegnata da padre Germano, che consegnò questa cinta a questa ragazza, che dopo 3 giorni di preghiera questa donna guarisce. Invece qui in basso troviamo il miracolo avvenuto a Domenico Tiberi di Colliberti, sempre di Iso del Gran Sasso, che aveva un'ernia e che è un'ernia inguinale, che prega San Gabriele proprio sulla tomba e fu guarito dall'intervento, dall'intercessione di San Gabriele. Mentre nell'altro lato della vetrata troviamo altri due miracoli. Un miracolo avvenuto a Luigi Parisi di Gallipoli, da Lecce. Questo miracolo invece è servito per il riconoscimento alla canonizzazione, alla dichiarazione dell'essere santo di San Gabriele. Da grande una malattia che era un'ernia, il quale chiede quindi l'intervento, l'aiuto di San Gabriele, e ha utilizzato l'olio della lampada che arde davanti all'immagine del santo. Mentre qui in basso troviamo un altro miracolo, sempre riconosciuto come tale dalla Santa Sede, ed è avvenuto a Giovanni Battista Cerro di Pontecorvo, Frosinone. Aveva anche lui una grave malattia che non trovava rimedio e fu guarito mentre pregava e diceva a San Gabriele: voglio la grazia ora morte, perché così non posso vivere.
in alto a questa vetrata che ci permette di vedere la camera di San Gabriele, troviamo quindi al centro l'immagine di San Gabriele, ai lati il papà e la mamma. Ora vi invito a venire con me, entriamo nella stanza dove è morto San Gabriele, in modo tale da poter vedere da vicino questo luogo. Telecamera vi porta all'interno di questa stanza dove noi abbiamo soltanto la possibilità di vedere dall'esterno, ma questa volta possiamo vedere dall'interno di questa stanza. Innanzitutto dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale, che dopo la morte di San Gabriele, dopo alcuni anni, il convento furono trasferiti, mandati via i religiosi dal convento per la soppressione. E quindi questo convento fu abbandonato e il bene fu incamerato, preso dallo Stato italiano, e trasformarono il convento in una filanda e buttarono giù tutti i tramezzi. Solo una cosa, dopo il ritorno della venuta dei passionisti, dopo la risumazione del corpo avvenuta nel 1892, dopo 30 anni, ci ha aiutato a individuare qual era lo spazio che occupava la stanza da quella lapide. In alto troviamo una scritta sul muro che dice San Gabriele, Vergine Dolorosa, religioso, modello di vita religioso passionista. Questa è la camera dove ha lasciato la terra per nascere al cielo il 27 febbraio del 1862. E questo ci ha permesso di poter individuare qual era questa stanza, e quindi i religiosi hanno realizzato quindi questi tramezzi proprio per indicare lo spazio occupato dalla stanza. Qui troviamo alcuni oggetti, quindi la prima cosa che troviamo sopra l'altare di questo quadro che ricorda il momento della morte di San Gabriele, viene da come viene descritto da padre Norberto, che lui era il rettore del convento, che accompagna, guida, sostiene questo giovane al momento della morte con i compagni, gli studenti, con altri confratelli che stavano intorno a quel giaciglio. Nel momento della morte padre Norberto racconta che viveva questo momento come un volto angelico, sembra quasi come se avesse visto qualcosa, una luce si dipana da quel volto sofferente e si viene così a riconoscere quasi come se avesse visto la Vergine Maria che lo confortava e lo sosteneva in questo momento di dolore. Vedete, tra le mani c'è un'immagine, l'immagine che lui aveva, che amava tenere tra le mani, che era un crocifisso, un santino, e in basso a questo crocifisso c'era la Vergine Addolorata. E racconta padre Norberto che ci teneva tantissimo a quest'immagine, averla tra le sue mani, perché gli dava quasi conforto, lo sosteneva nei momenti in cui la malattia manifestava quel dolore acuto, forte, che dava la tubercolosi. E quando, mentre lo accudivano, lo assistevano, lo pulivano, quell'immagine gli cade tra le mani, padre Norberto racconta che inizia ad agitarsi, a nervosirsi. Dove sta? Dove sta questa immagine? E dovettero faticare per poterla trovare tra le coperte, le hanno dovuta sbattere per poterla tirar fuori, fino a quando sono riuscito a trovare questa immagine, metterla tra le mani, e da lì in poi torna ad avere quella serenità, quella pace che gli dava il sentire vicino a sé la presenza del Signore e della Vergine Addolorata. Poi qui a sinistra vediamo l'immagine della Madonna di Spoleto. Questa è una riproduzione dell'icona che si venera al Duomo di Spoleto. È quella che veniva portata in processione il 22 agosto del 1856, che secondo la tradizione, secondo quando ci viene tramandato, diede quell'input, quella voce interiore a Gabriele nel dire: lascia tutto ed entra in convento.
Poi qui in questa parete invece troviamo Maria Madre della Santa Speranza. Nell'ambiente nostro dei passionisti questa immagine da antica tradizione, quasi dall'inizio proprio della nascita dell'istituto dal 1700, che si trova in tutte le camere dei religiosi e dà come quel segno di conforto, di sostegno al religioso, quella speranza che ci viene a donare il Signore. Anche Gabriele sul suo letto aveva questa immagine e tante volte si rivolgeva a lei, a Maria, Madre della Santa Speranza, che è Cristo stesso colui che ci dona la speranza e la forza per superare i momenti, le prove e le difficoltà della vita. Invece a destra dell'altare troviamo un'altra immagine, l'immagine della Madonna della Quercia. È la Madonna che si trova a Morrovalle. Questa è una piccola riproduzione, e l'immagine che era anche devoto a San Gabriele mentre faceva il noviziato, e anche a lei chiedeva aiuto e sostegno per vivere e superare anche il momento dell'anno di noviziato. Qui in basso invece troviamo questo tavolo. Questo tavolo è una parte del refettorio che è stato tagliato nel luogo dove mangiavano i religiosi, e quel luogo dove era stato individuato come il luogo dove mangiava Gabriele dell'Addolorata è stato portato qui in questa camera. Qui in alto invece vediamo questa lampada con su scritto Assisi, e fecero un gemellaggio tra il santuario di San Gabriele e la città di Assisi come riconoscenza per avergli dato i natali. San Gabriele ricordiamo che è nato il 1 marzo del 1838 ad Assisi e si è stato battezzato nel Duomo San Rufino di Assisi, nello stesso fonte battesimale dove ha avuto il battesimo sia San Francesco che Santa Chiara. Cosa vuole dirci San Gabriele da questo luogo? Vuole dirci che nei momenti di dolore, di sofferenza, che ognuno di noi si trova spesse volte a confrontarsi o delle volte a doversi verificare la nostra fede, il nostro cammino, è quello di non chiudere mai il nostro cuore al Signore, di avere sempre fiducia in Lui, perché nei momenti più bui, nei momenti più difficili, ecco che il Signore viene a darci quella forza, viene a darci quella luce interiore per ciascuno di noi, per poter meglio poter superare le difficoltà e le prove. Il Signore non è venuto a toglierci i problemi, ma è venuto a darci quella chiave per poter aprire quella porta, per risolvere quei problemi, per affrontarli con la convinzione che Dio ci ama. Dio vuole toccare il nostro cuore, vuole benedirci. San Gabriele questo ci sta dicendo, che nonostante il dolore, la sofferenza che tutti possiamo sperimentare, ma quella luce arriverà sempre davanti ai nostri occhi. Quindi chiediamo a San Gabriele che ci doni quella luce, quella pace interiore per poter affrontare le difficoltà e le prove della nostra vita. Auguri e vi do l'appuntamento per la prossima volta qui in mezzo a noi. Thank you.